la mia prima cotta. Ecco, io oggi mi trovo qua alle mie spalle la bellissima fontana ubicata a Villa Panfili a Roma, perché un mio fan di nome Davide, ciao Davide, Davide S, non dico il tuo cognome per ovvie ragioni di privacy, mi ha richiesto di realizzare questo video in cui vado a parlare di qual è stata la mia prima cotta. Ebbene, caro Davide, da questo sublime panorama eccomi a risponderti. Allora, la mia prima cotta, carissimo Davide, si è verificata quando ero alle scuole elementari addirittura, ok? Ero già precoce e all'epoca c'era una ragazzina, una mia compagna di classe, che si chiama Irenia, che a me piaceva, va bene, chiaro? Quindi ero un ragazzino che aveva questa cotta, va bene? Però è una cotta da bambino, bambinesca, poi dalle medie in poi ovviamente questa ragazzina non mi piace per niente, solamente lì, e ripeto lì, alla scuola elementare avevo questa piccola cotta, leggera. Ho capito poi col passare del tempo che questa ragazzina, questa ragazza non fa per me e non lo farà mai, ok? Però siccome ero piccolo, siccome ero un bambino, siccome ero un fanciullino, ebbi questa cotta che effettivamente mi ero preso. Ripeto, erano le scuole elementari, di conseguenza ero un bambino, un ragazzino, un giovanotto, ok? Ora, la cotta che significa? La cotta significa il primo innamoramento, va bene? Un innamoramento che ovviamente è partito da me, ma non da lei. A lei non piacevo e non piaccio ancora oggi, va bene? Quindi, questo è fatto, ok Davide? Ora, la, diciamo così, cotta può terminare, quindi che significa? Che per lì magari mi piaceva, ma poi ripeto di nuovo che è terminata e non c'è più stata la possibilità di avercela nei suoi riguardi, proprio perché a lei io non piaccio e non sono mai piaciuto, e a me solamente le elementari mi piacevano, poi me ne sono sempre sbattuto le palle, va bene? Detto ciò, grazie caro Davide S, mi hai detto di dire una frase che se non erro è viva la pisella sempre al top, credo che sia questa la frase che mi hai detto di pronunciare. Accontentati di questa frase, mi raccomando. Utenti di YouTube, iscrivetevi al canale, mi raccomando, commentate, fornitemi la vostra opinione. Questa è la mia prima cotta alle scuole elementari per una ragazzina che si chiama Ilenia. Punto. Ciao da Leandro, conoscitore italiano, prossimo video.